vissuta con la mia coinquilina e a un certo punto io gli ho anticipato 3 mensilità di affitto, non me l'ha più restituito. Ciao ragazzi, bentornati su Pagami Stronzo, sempre con Danny e Marlon. Oggi siamo qui con Maria che ci racconta che cosa le è successo. Praticamente io sono vissuta con la mia ex coinquilina per parecchio tempo, diciamo, e a un certo punto io gli ho anticipato 3 mensilità di affitto per l'ammontare di 1500 euro. Una bella fiducia gli hai dato, la nostra amica, come hai detto che si chiamava? Lisa. Lei aveva necessità, non sapeva come pagare, non sapeva come fare. Io mi sono fidata, gli ho anticipato questi soldi e poi niente, non me l'ha più restituito. Ma tu per riavere questi soldi l'hai contattata, ovviamente, no? Io l'ho provata a contattare in ogni modo, lei si è sempre negata, a un certo punto ha completamente annullato il suo numero di telefono. Quindi è sparita completamente. È sparita completamente. Poi una mia amica mi ha detto che l'ha vista entrare dentro un portone, quindi io ho chiamato voi. Quindi grazie alla soffiata di questa amica oggi siamo qui e cercheremo di intercettare la nostra amica Lisa e chiederle il perché di questo debito non pagato. A questo punto facciamo così: tu ci aspetti qua nelle vicinanze, noi andiamo a parlare con Lisa e vediamo un attimo che cosa succede. Mi raccomando, mettete il like, iscrivetevi al canale e seguiteci. Dai, dai. Allora ragazzi, solita prassi, adesso ci appostiamo, aspettiamo la nostra cara amica Lisa. È questa mi pare, no? È questa qui? Io ho visto la foto, sembra lei. Sembra lei. Molto tranquilli. Lisa? Ciao Lisa. Io sono Danny. Ciao Lisa, Marlon. Ciao. Senti, non ci conosci personalmente, noi siamo due agenti di recupero crediti. Aspetta, aspetta. Noi ti cercavamo perché siamo amici di Maria, te la ricordi, la tua coinquilina? Aspetta, sì, aspetta Lisa, lo so, sappiamo tutta la storia. Noi ti volevamo parlare di questo debito non pagato. Dobbiamo parlarne qua? No, non necessariamente. Sì, magari, se ci invii a casa tua, guarda, a noi ci fa piacere. Guarda, questa è una forma di tutela nei tuoi confronti, sì, e nei nostri. Va bene, lo stiamo facendo. Va bene. Grazie. Va bene. Andiamo al quinto piano. Grazie mille. Prego. Grazie. No, non possiamo abbassare le telecamere, non è? C'è gente, guarda. Sì, infatti, guarda, è molto meglio, insomma. Adesso mi spieghi. Che ci hai invitati. Maria, non ho capito. Allora, adesso ti spieghiamo con calma e tranquillità, magari non nell'androne, che ho visto che già abbiamo attirato parecchi sguardi. Sì, ma hai detto il quinto piano? Sì, il quinto piano. Ci vediamo al quinto piano. Va bene? Grazie ancora. Vai. Che tiretta, Permesso? Prego. Permesso? Eccoci qua. Avanti. Benissimo, grazie. Niente. E allora, intanto io mi scuso per il nostro modo di approcciare, però Maria ci ha detto che tu le devi 1500 euro che lei ti ha anticipato per 3 mensilità dell'affitto. È l'unica cosa che vi ha detto Maria. Lei ci ha detto questo, che eri in difficoltà economica, mentre stavi per cambiare casa ti ha anticipato questi 1500 euro, sì. E poi ha cercato di contattarti in tutti i modi, ma non c'è riuscita. Questo è quello che vi ha detto Maria. Esattamente. Ha detto che in realtà si droga, che vivere a casa con lei era un continuo party, una continua eroina di qua, una continua polverina di là, un continuo non rispettare i miei spazi. Questo forse non l'ha detto, certo, perché è Lisa quella cattiva che gli deve dei soldi, perché era scappata da una cazzo di situazione non vivibile. Allora no, io adesso queste cose non ho proprio non abbiamo gli strumenti per appurarle, ma... Ma io poi posso dare 1500 euro a qualcuno che si droga? Allora io non so come appurare... Ma io non gli darò questi soldi, a me, cioè... Però te li ha prestati, questo è vero, insomma, no? Te li ha anticipati? Ma più o meno, cioè nel senso... Sì! Sì! Vabbè, ok, sì! Sì, ti ha anticipato 1500 euro? No, non li ho! Ok, non li hai, quindi tu stai dicendo che comunque te li ha prestati, quindi a livello legale lei può pretenderli da te, oh, no? Madonna santa, sì, a livello legale potrei anche, non lo so, denunciarla per danni morali, perché vivere con lei era un inferno. Tu mi stai dicendo che sei andata via da questo appartamento proprio perché c'era questo grido. Non è sostenibile, ma poi i danni che mi ha fatto, il telefono nel cazzo di fustino di birra, solo il telefono che mi ha bruciato lei con i suoi cazzo di amici, solo quello costava 1500 euro, quindi veramente, cioè, il bagno che faceva sempre il più sporca di un ragazzo che ha appena finito di fare allenamento di calcio, i suoi peli ovunque. Comunque, tu quello che stai dicendo è che preferisci essere chiamata in giudizio, in tribunale, piuttosto che ridargli con tranquillità i 1500 euro che le devi, giusto? A me non me ne fotte un cazzo, io non gliele ridarò perché non gliele voglio ridare. Quindi tu sei convinta che è meglio andare in giudizio. Lisa! Mi faccio causa io!
Le fai causa te? Sì, per danni morali. Marlon, noi abbiamo una sorpresa per te. Per cercare di risollevare un po' questa situazione e alleggerirla. Marlon fa sempre così, a un certo punto prende e se ne va. Ma è a casa mia. Allora, guarda. Perché filmare tutto? Allora, praticamente il nostro servizio ha questa particolarità. Noi, proprio per evitare di beccare denunce per stalking, minacce e attività persecutorie di qualsiasi tipo, filmiamo interamente le scene delle azioni che compiamo. Quanti soldi vi ha pagato per fare questa c***a? No, no, perché voglio allora, saperlo, no? Tutto io... questo teatrino, poi dopo si attacca, cioè, i miei 1500 euro, capito? Però legalmente tu devi ridare i soldi a questa persona. Se tu legalmente pensi di pretendere dei danni morali, sei liberissima di chiamare un avvocato e di iniziare una causa per questo tipo di risarcimento. Io faccio il mio lavoro. Che è un lavoro di merda, comunque, se posso dirlo. No. Non mi sembra una cosa carina che tu stia dicendo questo. Ma sembra tutto molto carino. Allora, io ti sto rispettando, se per favore tu mi dai un po' di rispetto, non ti ho insultata. Non ho detto niente di negativo, a questo punto... Ma che c***o ci fa lei qua? Ma voi siete pazzi? Che c***o è sta roba? Tu mi devi questi c***o di 1500 euro. Ma io non ti ridò mai questo. Io recupero quelli che ti devo mandare. Ma esci da casa mia. Te l'ho prestato. Ma che c***o soldi? Ma non ti ridarò questi soldi. Io non me ne qua finché non me li dai. Ma tu esci come qua? Non mi toccare perché veramente guarda. Non mi toccare. Mi sto solo separando. Tranquilla. Questa cosa guarda che io ti denuncio. Tu non puoi entrare in casa mia con due scimmioni e pensare che io ti debba ridare dei soldi. Allora, cerchiamo di fare un po' di dialogo. Cerchiamo di fare un po' di dialogo. Vivere con te era un inferno. Io chiamo la polizia. Ma che c***o vuoi? Ma anche il c***o di papà, porca. Ma fatemi una cosa, non mi devi toccare, non mi devi toccare. E ringrazio che ci hai bagnato con quei 1500 euro. Cioè, almeno io non me li sniffo quei c***o. Io ci faccio quello che mi pare con i miei soldi, hai capito? Vattene da casa mia, madonna. Io non me ne vado perché tu se stai qua dentro sei grazie a me. Se non mi dai questi soldi, guarda veramente. Guarda veramente. Cosa fai? Ferma, no, aspetta. Ferma, è inutile che fai così, è inutile. Guardati questo. I soldi. Attimo, calmiamoci un attimo per cortesia. Ammazzami! Ammazzami! Allora, non facciamo per favore. Sei una coscienza, ma facciamo ringrazio che io ho una coscienza. Ringrazio che te l'ho prestato. No, io ho una coscienza. La coscienza invece di invitare il primo. Allora, come ho già spiegato, casa, come ho già spiegato. Di lasciarmi il tuo assorbente sporco vicino allo spazzolino da denti. Eravamo tranquilli, non eravamo amiche, è normale. Allora io è normale che si fanno queste cose. Può capitare, non è un può capitare. Due volte, ma tu sei pazza, può capitare. Scusate. Non c'entrano niente queste c***e. Mi hai fatto vivere e ti faccio causa per danni morali. Ma quali danni morali? Ma quali danni morali? Quattro assorbenti? Che ci vuole a buttare? Certo. Quante volte io ho fatto la per favore ragazzi, per favore distanziatevi. È normale che uno ci si aiuta se uno non può l'altro lo fa. Allora Lisa, tu ci hai detto altre cose. Tu hai detto che vuoi chiedere i danni morali per altri motivi. Non penso per l'assorbente vicino allo spazzolino, no? No, ma perché ha messo l'assorbente? Perché era super mega fatta. Questo è il punto, era sempre fatta. Io non sono fatta, io non ero fatta, capito? Qualche festino c'è stato. Ma davanti a me, c'erano i tuoi amici. Ma che c***o c'era con i soldi che tu mi devi? Grazie a me è campato con quei 1500 euro. Ma fai, non me li ridà neanche a reale. No, non te li ridarò mai. E per quale motivo non me li devi ridare? Ma lei sta calma, lei non vuole... Andiamo solo a fare peggio, per favore. Invece di ringraziarmi, sei solo una figlia di papà, ridicola, che li vuole 1500 euro. Ti ho detto di ridarmeli a rate insieme, visto che neanche a rate, neanche niente, in nessun modo. Cioè, vergognati proprio, vergognati. Io mi devo vergognare, tu ti devi vergognare. Sì, perché la casa era in comune, capito? Di che mi devo vergognare? Lisa, ci stanno guardando tutti. Il teatrino che non abbiamo fatto sotto lo stiamo facendo adesso, eh? Calmati. Per favore, ragazzi. Sei veramente una persona. Ok, stai con me, parla un attimo con me. Parla un attimo con me. Distruggo se non mi dai questo. No, aspetta. Parla un attimo. Allora, evitiamo le minacce. Evitiamo le minacce. Sì, giochiamo solo le cose. Tanto coraggiosa che ti sei presentata qua. Due telecamere. Aspetta, due bodyguard. Cosa non è possibile? Però devi stare tranquillo. Allora, niente. La questione è questa. Tu pensi di pretendere dei danni morali perché a tuo dire. Casa era un centro sociale di recupero tossicodipendenti. Non sei disposta a restituire questi soldi a Maria? Perfetto, lo abbiamo capito. Lisa non vuole restituirti 1500 euro, ma non gliela nemmeno. Vuole addirittura i danni morali. Per non mandarti l'avvocato, sei veramente una persona. Siamo qui per questo, per mediare. Non vi venite incontro. Perfetto. Lisa chiederà i danni morali. Maria, mi dispiace, i soldi così con questa mediazione non li avrai indietro. A questo punto quello che vi chiedo è
per favore, calmiamoci, adesso noi togliamo il disturbo. Sarebbe anche l'ora. Benissimo, Lisa, te lo chiedo per l'ultima volta, preferisci andare in tribunale? Sì. Perfetto. Cazzo, dopo di questo, ragazzi, comincia a caccia al doppio. Perfetto, allora ci vediamo all'inferno. Maria, per cortesia, abbandoniamo questo appartamento. Ecco, mi sono fatto un'ora di merda. Uscite per favore. Stiamo uscendo, cortesia. Allora, ti ringraziamo per l'ospitalità. E arrivederci. Allora, ragazzi, a questo punto scendiamo tutti a piedi, così liberiamo. C'è parole. Invece di ringraziarvi. Beh, abbastanza. Ma che ma questa roba non è. Ringraziarsi che gli ho prestato i soldi, perché così lei non è dovuta andare chissà dove a sbattere. Ma io non ho capito una cosa, ma perché tu ti sei fatta carico di anticipare questi soldi? Perché mi dispiaceva, perché volevo dargli una mano, comunque una ragazza, eravamo amiche. Allora, sicuramente mi è parso di capire che questa convivenza non è stata semplice. Quello che posso dirti è che tra coinquilini questo tipo di problema succede spesso. Purtroppo però per riavere i tuoi soldi dovrai sentire un avvocato. Legale, esatto. Non c'è esatto. Amicizia che tenga, non c'è coinquilini che tenga. Non mi è sembrato nemmeno che ci fosse un rapporto di amicizia pregresso, sinceramente. Comunque, ragazzi, non prestate i soldi se non avete l'assoluta certezza della persona che avete davanti. E con questo da Torpignattara è tutto, da Danny e Marlon, pagami s***o, iscrivetevi, mettete un bel like, continuate a seguirci e alla prossima puntata. Dai! Dai!